se avete presente Eruption di Van Halen. Di Van Halen. Se è presente Eruption, sì. Lo fa così, no? Che lo fa. Poi puoi fare anche un sacco di versi. Questo in realtà l'ho imparato da un tale Benson, non mi ricordo come si chiamava di nome. Però se vuoi puoi fare praticamente dei versi, cioè tipo l'anatra, questo che cos'è? La sirena, oppure la pallina da tennis che cade, così. Così quando batti il gomito alla porta. Vai. Parlare in inglese, ragazzi. Fret. Non esiste il tasto. Il fret, le finger, le string. Strings, quando sono due. Che ad esempio, il nut. La bar. Cioè, tutte robe che tu devi sapere assolutamente. Perché sennò è un casino qua. Poi devi contare anche in inglese. One, two. First, non mi ricordo, devo ancora imparare un po' bene, perché guarda che è difficile, è un casino. Cioè, introdurvi nel mondo del bending. Il bending, che è parola inglese che significa bend, che praticamente significa bend, nel senso quella roba che quello così, quello che alzi, no? Su, vuol dire su. Quindi, questo bending qua. Potevo farvi vedere un altro bending, però non me lo ricordo, me lo devo ripassare, perché quello lì era, aspetta, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 16, ma era, non me lo ricordo. Vabbè, cercato, ha sbagliato? No, non ho sbagliato, sei tu che non capisci un cazzo. Voglio insegnare gli arpeggi col tapping, no? Quando sentite, non so, Mamsin, tutti quei chitarristi, non so, beh, non so, non so, anche italiani, tipo Renzulli, poi c'è uno di c'è una cover band, che c'è un chitarrista della cover band, non mi ricordo. Comunque, quelli veramente, veramente bravi. L'altro, Paraponzi lì, quello di Ligabue. Vabbè, insomma, è. Le tecniche, quelle dell'arpeggio, l'arpeggio. Come si fa l'arpeggio? L'arpeggio non è altro che un così, no? Tu devi fare e poi ci metti anche il tapping, no? Senti? Sono delle ritmiche particolari oggi, le ritmiche tipo degli AC/DC. Le associ sempre una figura. A, cioè, avverbio dimenticativo. Ah, sono dimenticato. A, B, come dire, è alfabeto, A, B, la seconda dell'alfabeto, C, C è come dire, noi ci serve a fare delle cose, A, B, C, D, D, dice, ma di chi è questa idea di cosa? La cosa ti è piaciuta, tu sai che i like non ci interessano, noi stiamo lavorando perché vogliamo costruire un mondo migliore, vogliamo superare la crisi, perché sappiamo che c'è questa maledetta crisi d'Europa, la crisi europea, economica, e quindi noi accettiamo, visto che vogliono togliere il contante, ecco, datela a noi il contante, cioè, tu mi dai il contante, io lo metto via, poi glielo porto al governo e dico qua c'è, e loro mi danno la carta e io posso fare della spesa tipo all'Esselunga, capito? E poi ti farò appunto ti farò fare degli esercizi dove appunto dico G e tu c'è? Dico, vedi, non hai capito, G no. Tu dici, minore, no, non ha detto C, ha detto G, A, G, Sol, ecco, e pensa al Sole, no, non devi pensare al Sole, devi pensare alla G di Domodossi. Oggi volevo parlarvi di un argomento molto, molto importante, molto complesso, che è il ciclo delle quinte. Allora, il ciclo delle quinte.
adesso nelle macchie qua. Se becco quello che sporca i tavoli, porca puttana. È sempre te che sporchi qua, no? Allora, e capisci il concetto com'è? Quindi tu quando hai il ciclo delle quinte, quando fai l'armonia quintale, è che va proprio per cicli di quinte. Quinte, 5, 5, 10, 15, 20, se devi saper contare, almeno fino a 25, 5, 10, 15, 20, 25. E la grandezza di questa canzone qua è che cioè, queste quattro note iniziali hanno praticamente generato l'universo. Cioè l'universo parte dalle note di... Indovina un po'. Sfera e basta? No. Dai. Pausini? Non è. No. Su, su. Elton John? Babala. Ci sta. No, adesso a parte gli scherzi, sto parlando dei Pink Floyd. Porco caro.